Allora, riprendiamo un po' il filo del nostro discorso, anche se possiamo passare eh, alla, alla, presentazione, cioè alla presentazione, a ricordare che c'è un libro. C'è un libro per tutti quelli che vogliono sapere come funziona, eccolo qua, come funziona il club, sapere anche essere curiosi e capire come gli altri hanno fatto a cambiare la loro vita in meglio, e sentire le storie delle altre persone, perché molti leggendo il libro eh, vedono delle analogie con la propria vita e allora è un eh, messaggio di speranza per tutti quelli che magari sono indecisi o che non sanno come funziona e potrebbero anche trovare degli spunti, eventualmente, anche se hanno magari qualche conoscenza e non sanno come fare a sono tirare le vere. fila di queste conoscenze che hanno privatamente loro. Insomma, ecco. Quindi è un libro estremamente interessante, basta richiederlo eh, al club e ve lo regaliamo. E, lo regaliamo. Um, Volevo chiederti, sono storie vere? Eh sì, sono storie vere, abbiamo cambiato i nomi perché noi alla privacy comunque ci teniamo, quindi sono storie vere autorizzate, abbiamo cambiato i nomi per discrezione le ah persone beh, sì. Di queste storie, qual è che ti è rimasta più impressa? Qual è quella che c'hai nel cuore, quella che ci hai dedicato nel, nel riportarla? Ti ha colpito di più? Beh, ti quella che ha fatto più storie diciamo è quella della signora che cercava un marito aereo munito, quindi questa lo voleva con l'aereo privato, era molto pretenziosa. Peraltro, c'è anche arrivata. Tra l'altro, grazie ah, alla certo. stampa. Aspetta, <ride> che leggiamo anche i messaggi. Allora. 呃，一呃、uh, uh。 Io che si dice sui social sono un sacco di falsità, servono solo per attrarre la tua attenzione, poi dal vero quasi tutto il contrario, addirittura falsano anche le foto. Eh sì, l'abbiamo detto prima che eh, sono falsi i profili, sono false le foto, sono soprattutto false le risposte ed è questo il dramma che chi è dall'altra parte inconsapevole, vittima inconsapevole, eh, coltiva un sentimento che... Che non esiste, è un sentimento, è una truffa, insomma, ecco. Ecco, esatto. eh, sì. eh, vuol tru... dire essere turlupinati proprio purtroppo in modo inconsapevole: eh, sì, c'è tanta ingenuità perché sì. poi si crede. Dicevi: era una storia che ti ha emozionato, una oh, storia no. che mi ha emozionato. Era, eh, non mi ricordo se è scritta, ma è stata una storia di una ragazza. Eh, brasiliana che viveva vicino tra Padova e Treviso eh, di 38 anni che è venuta ad iscriversi al club ed è una storia strana è di parecchi anni fa una storia strana perché si è iscritta aveva una figlia eh, si è iscritta, ha trovato il, il suo compagno all'interno del club di più e quindi si è mm, sposata. Poi e ha avuto altri due figli con la persona che noi abbiamo presentato. Ed era così contenta che ha fatto iscrivere anche le sue sorelle. Ne aveva altre due, ha fatto iscrivere le sue sorelle. E le sue sorelle anche loro non si sono sposate, le sorelle, convivono. Però hanno trovato il compagno, quindi in una sola famiglia ci sono tre persone che hanno che trovato sono, con i club di più. È stata sistema. una storia particolare. Infatti, non credo che sia neanche tanto frequente. Cioè no, no, giorno, no, dici... no. Elena, mi fa piacere che affrontiate l'argomento dei social perché ho una figlia di 16 anni che passa tutto il pomeriggio sul telefono appena può. Si vanta di avere tantissimi amici, ma non la vedo mai uscire. Io alla sua età ero se sempre fuori con i miei amici reali, Gianna. E eh, questo è il dramma, questo è il dramma delle purtroppo le eh, generazioni giovani sono nate con questi social appiccicati addosso. Ed è come eh, vivere per noi senza la corrente o senza l'acqua, cioè per loro è Normale e il dramma è questo: che per loro fa parte della vita come l'energia elettrica e come l'acqua che scorre dal rubinetto, senza sapere, oppure sapendolo, ma non volendoci credere, che eh, questi ehm, social sfruttano principi psicologici, è impossibile sfuggire. Per sfuggire bisogna solo lasciarli spenti, hanno fatto tanti esperimenti, per esempio anche solo il fatto di avere il telefonino lì, anche se nessuno ti invia messaggi, sei continuamente Distratto. distratta e continuamente connessa. Per non parlare, che ho visto l'altra sera una trasmissione in televisione, della colonna vertebrale tutta spostata in avanti, delle scogliosi, delle lombalgie che vengono proprio... Perché siamo sempre con la testa china sul cellulare e questo è un problema che i giovani hanno molto di più delle persone eh, di una certa età, diciamo, perché ci stanno molto più tempo. Anche la resa scolastica, no? Beh, sì, la, la resa scolastica, ma anche l'attenzione in generale. Non sono più in grado di stare, per esempio, un film in tv, non sono più in grado di guardarlo per intero perché i giovani guardano il film in televisione con il cellulare in fianco e sono continuamente distratti a mandare messaggini, cioè non riescono più a mantenere l'attenzione, la, per non parlare de, di tutti gli incidenti che succedono in auto perché si mandano continuamente messaggi e video e tele, videochiamate, eccetera, eccetera. Ed è un grande, grande problema, è così grande. Per, per ultimo si aggiungono tutte le, eh, le radiazioni mm. Mm. e l'altro giorno sentivo Dolce in fondo anche. Ehm... Il fatto che la pelle con la luce blu e quindi le radiazioni dei tablet, dei computer e dei cellulari si rovina molto di più, questo riguarda soprattutto le donne purtroppo, eh, si rovina molto di più che col sole, molto di più perché le ore di esposizione sono molte di più e la luce blu eh, ci rovina senza che noi ce ne accorgiamo, mentre con il sole se stai troppo ti ustioni te ne accorgi. Eh, con la luce blu non ce ne accorgiamo e ci rovina la pelle. Tant'è questo, è tanto vero questo, che le cause ehm, cosmetici stanno studiando i prodotti con un filtro anti raggi blu dei, dei di dispositivi disturbi. Sì, però hanno ammesso che ci vorranno anni per trovare qualcosa che blocchi come, un po' come la, la crema per il sole ma per questi raggi che sono molto più potenti e molto più deleteri ci vorranno anni perché trovino un rimedio perciò per noi che siamo nella via di mezzo ormai è fatta mm. ci teniamo tutto quello che ci regala la luce blu, per i giovani sarà ancora peggio da perché subito. loro cominciano da subito eh sì, quindi c'è una cosa e la salute? Più, 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 e la salute? E la salute, quello eh. assolutamente. Il telefono, I telefoni PC stanno rovinando i rapporti sociali. Si pensa di conoscere l'amico, si pensa di averne tanti, poi quando ti servono non hai nessuno. Da grandi saranno una generazione di depressi, ma i genitori dove sono? Facile mettere in mano un telefono ad un bimbo al fine di tenerlo tranquillo. Ma perché hanno fatto il figlio allora? E questo è altrettanto vero perché, questo è altrettanto vero perché i genitori per comodità. Eh, Danno in mano, io ho visto bambini anche di un anno che non camminavano neanche, stavano là, cioè è una roba vergognosa. E ieri ero ospite con dei miei amici in una locanda molto bella, L ho mangiato benissimo. Un bacio a Antonietta e Nino Baggio che hanno una locanda dove si pranza divinamente, dove si sta bene come essere a casa, dove l'arredamento è caldo, accogliente, veramente... Un bel posto, andate a vederlo perché si mangia molto bene ed è un posto delizioso. Ero lì con questi miei amici che mi hanno invitata e abbiamo passato una giornata bellissima. Erano le 4, eravamo ancora dentro e non ce ne eravamo accorti che il tempo passava. Bene, questa coppia di amici che mi hanno invitato sono giovani: e lei avrà 37 anni, lui 40, e hanno due gemelli di 10 anni. E eh, appena siamo arrivati e ci siamo seduti, questi bambini hanno chiesto di avere carta e, pen, e colori per eh, colorare nell'attesa. E la mamma di solito ce li ha sempre eh, i colori, perché non, eh, no, nonostante le richieste di questi eh, ragazzi in quinta elementare, che in classe hanno i compagni che hanno tutti il cellulare in quinta elementare, nonostante questo questa coppia ha deciso che il cellulare non glielo prende. E eh, li hanno abituati appunto a colorare, però eh, ieri si sono dimenticati dei colori e delle, dei fogli. E allora ha detto vabbè, mi sono dimenticata, però ho con me questo. Ha tirato fuori, io sono rimasta di stucco perché è una cosa altri tempi che non si vede più adesso. Una scacchiera mini di quelle che si possono usare anche in aereo con le pedine, sì. con la calamita e quindi c'era la, la possibilità di giocare la dama, la possibilità di giocare gli scacchi e altrimenti aveva portato anche un mazzo di carte ah, e per intrattenere i bambini. Ecco i bambini per eh, aspettare finché ci portavano il pranzo hanno giocato a dama e eh, hanno ed hanno passato il tempo. Ma pensa, vedi che le, ci sono dei sistemi che funzionano ancora, quindi hanno ancora la, la capacità. È che, di è che sono i genitori che non li usano eh, per dare ragione di... a quello esatto, che ha scritto la persona. Di... Ma vediamo un altro messaggio che è arrivato, Valeria, che eh, non siamo riusciti un po' a leggere insieme. Ho visto cose che, ve... che voi umani non avete mai visto: due fratelli di 6-7 anni con un cellulare loro a testa. Mamma mia. Ma dove andiamo? Il papà a fianco, saremo un popolo di capre. Eh, tra l'altro, perché poi l'utilizzo non sempre è estremamente istruttivo da parte di questi strumenti, no? Quindi, sì, innanzitutto, un bambino, cioè, non sono in grado gli adulti di discernere, eh, figuriamoci un, un bambino, se è in grado per un bambino è un giocattolo come può essere una PlayStation e alla stregua della PlayStation lui farà tutto quello che si può fare con un cellulare, eh, ma è anche diseducativo assolutamente. assolutamente. assolutamente ci cioè, sono sì. Sì. Eh, delle domande che ci sono arrivate eh, al, direttamente alla nostra segreteria relativamente alla seduzione, quindi come si può imparare a sedurre prima di incominciare ancora a cercare un partner, ma a correggere il proprio tiro di comportamento. Hanno delle signore, dicono: Ma io sono stata abituata tanti anni con la stessa persona. Rimettermi in gioco vuol dire imparare anche le tec cioè, tecniche, certo, le seduzioni. Certo. Ha ragione. Ne parliamo subito dopo la pubblicità. 6-7 anni. <coughs>